Eccoci qua a parlare di New World, ragazzi. È stato un fine settimana decisamente complicato per me perché ho portato il PC in assistenza per vari check, eccetera. Quindi ho perso dei giorni. Avevo già registrato dei video, ma c'era stato un problema in esportazione. Me ne sono accorto solo una volta consegnati i PC. Il PC è stato formattato, quindi rieccomi qua a rigirare lo stesso video. Vabbè, comunque, ciao a tutti. Io sono Rob e benvenuti su Dangerous. Per coloro che non sono in ferie, quindi per quei pochi che guardano questo video, se non mi conoscete, mi trovate su YouTube all'indirizzo youtube.com/. Dangerous, potete ovviamente iscrivervi e attivare la campanella per non perdervi i prossimi video, oppure su Twitch all'indirizzo twitch.tv/Dangerous, che anche lì programmazione info utili nella descrizione. Comunque parliamo di New World, la mia esperienza che ho potuto fare, quel poco, niente, quindi da non fanatico degli MMORPG, vi do il mio parere, iniziamo. New World è finalmente arrivata la beta del tanto agognato gioco di casa Amazon Games. Casa che diciamo non conta molti grandi successi alle sue spalle. Beh, basti pensare che l'unico gioco uscito di successo è un gioco mobile che si chiama qualcosa come Airport Robe, meno mi ricordo, Airport Constructor o qualcosa del genere, ed è un gioco appunto mobile, mentre tutti gli altri giochi che dovrebbero essere per PC sono falliti miseramente, da Grand Tour a Crucible, il gioco di Lord of the Rings che è F, e ora New World che una pre-alpha appunto si è presentata già in maniera abbastanza disastrosella, ora si è ripresentato con una beta e a quanto pare ha ascoltato molto il feedback degli utenti, ma dall'altra parte ha già pensato di promuovere un cash shop, un cash grab shop, ancor prima del completamento di questa fase sperimentale, perché si sa, poverini ad Amazon hanno bisogno di soldi. Ma qual è la problematica principale? Parliamo dei problemi, poi parliamo delle cose positive. Sono dei server letteralmente patata. Nelle mie poche ore che ho giocato, ho passato la maggior parte delle ore a leggere server in manutenzione. Poi, una volta che riuscivi ad entrare, lag detected e crashava completamente il server. Quindi io dico, Amazon, tu che teaseri questo gioco da circa 3 anni a questa parte, dove pensi che appunto questa sia l'IP su cui tutto puntare, cosa ti aspettavi una volta lanciata la beta? Ci giocassero in 3 persone? Gara a casa plurimiliardaria. Potresti fare di meglio? Credo proprio di sì. Che cos'è New World? Uno direbbe, New World è un MMORPG. No, New World non è solo un MMORPG, ma è anche un nuovo modo per concepire il gaming. Perché dico questo? Perché New World arriva con la concezione del poter direttamente avere a che fare con il mondo dei creators. Questo perché New World ha già nella sua radice impiantato qualcosa che ha a che fare col mondo di Twitch. Dà la possibilità agli stessi streamer di creare delle gilde, di creare appunto dei party con i propri iscritti, ad esempio, o con i follower e così via, così da coinvolgere le persone che guardano attivamente la stream, oltre che ottenere dei drop in game. Questo è molto intelligente da parte di Amazon, perché Amazon stessa sa che oggi la nuova pubblicità, il nuovo modo di comunicare, il nuovo modo di vendere ha a che fare proprio con gli influencer, con gli streamer in primis, perché sono coloro che non sono altro che una sorta di vetrina continuativa su un gioco 24 ore su 24. Non si tratta più, o meglio, non basta più fare i cartelloni, promuovere i giochi con le ads, eccetera, ma si parla proprio di un tipo di pubblicità interattivo. La migliore pubblicità qual è se non quella di poter portare le persone che stanno guardando una stream a che fare direttamente col proprio streamer preferito, entrando ad esempio nella sua gilda o partecipando ai raid in grandi gruppi all'interno del gioco per favorire il PvP o la raccolta di risorse in quelle che sono le tematiche del gioco, come ad esempio il dominio dei territori? Perché sì, su New World la tematica del dominio dei territori, il controllo, il farming e cose del genere sono molto presenti. Qualcosa che può ricordare addirittura Albion Online, soprattutto dal punto di vista del crafting, dal punto di vista dell'housing e robe di questo tipo. Ecco, diciamo si sono fatti molto molto furbi da questo punto di vista per creare community. E creare community credo sia uno dei modi più utili, più puri per cercare di dare longevità a un gioco, longevità che spero sarà qualcosa di molto molto importante all'interno di New World, perché altrimenti rischieremo di avere un gioco che farà il boom il primo mese per poi morire poco dopo. Per quel poco che ho giocato, e non essendo io un fan sfegatato del mondo MMORPG, mi sono trovato davanti un gioco che mi ha riportato alla mente un pochino di ricordi di quelli che erano gli anni in cui giocavo a titoli come Ultima Online e poi Amity in 2. Vabbè, ma quelli sono dei momenti oscuri. Ecco, trovarmi lì all'interno di un mondo pieno di giocatori, potendo fare tante cose dal crafting al farming al combattimento, al PvE appunto il PvP, alle missioni in generale che mi possono garantire del loot, mi sono trovato, diciamo, in maniera molto armoniosa con quella che era lo spirito del gioco. Quindi vorrei approfondire questa esperienza. Ad ora la cosa che più mi ha colpito all'interno di New World è
stata sicuramente l'ambientazione. Sono stati davvero bravi a confezionare qualcosa che avesse a che fare proprio con l'estetica. Infatti troveremo ambienti interessanti, potremmo ascoltare anche l'eco degli altri giocatori che magari stanno zappando letteralmente alberi o stanno rompendo delle rocce per alla ricerca di ferro, oro e così via. Saremo letteralmente immersi sia dal punto di vista visivo che dal punto di vista uditivo all'interno di questo mondo che, devo dire la verità, da quello che ho visto è davvero ben craftato, ben costruito. Alcuni si sono lamentati, hanno detto: ma perché la mappa, non lo so, non mi sembra poi così grande? E molti cercano il paragone, ma a chi posso paragonare questa mappa? World of Warcraft, a Final Fantasy, niente. Io sinceramente sono del parere che preferisco un mondo un po' più piccolo, ma che sia ben congegnato, che abbia delle risorse, che abbia dei punti di interesse, non semplicemente un mondo immenso ma vuoto. Quindi mi piacerebbe vedere appunto un mondo più piccolo, che è quello che sto sperimentando, ma con dei punti di interesse dove se faccio due passi trovo una casa ad esempio diroccata che però ha una sua storia. E questo sinceramente lo preferisco di gran lunga. Quindi che cosa rimane all'interno di New World? Ovviamente il sistema di classi libere. Una cosa che ho apprezzato è che il gioco, ad esempio, ci dice dove sono i pericoli, ma non ci accompagna per mano dicendoci qui non puoi entrare. Ci dirà qualcosa tipo: ok, sei un livello 6, guarda che qua ci sono mostri di livello 20, poi è tua responsabilità, fai quello che vuoi, se muori non ti arrabbiare. Io ti avevo avvertito. E questo lo apprezzo, cioè la possibilità di navigare all'interno del mondo liberamente, per me è una cosa molto buona. All'inizio, ovviamente, poiché siamo in early game, avremo una marea di cose da fare e mi aspetto di vedere la stessa marea di cose da fare in endgame, cosa che preoccupa un po' tutti, perché magari diranno: ok, magari in endgame non avremo altro che fare uccidere i boss, fare PvP, fine. Mentre in early game devi fare, missioni di fetch, devi andare a fare questo, devi craftare quest'altra cosa, devi raccogliere un tot di patate, devi creare delle ricette, devi sconfiggere questo mostro, devi fare quest'altra roba, che tiene vivo lo spirito del gioco. Ecco, spero di vedere questo in maniera equivalente, insomma, fino alla fine dell'endgame, e anche per poter dire ai giocatori: guarda che comunque non sei tu fuori posto, ma devi semplicemente fare tante cose perché è un grande viaggio, in modo tale così da ottenere materiale unico e materiale che può farti appunto apparire, diciamo, diverso dal prossimo, anche perché proprio parlando di diversità, l'editor dei modelli mi ha stupito, ma in negativo. L'editor dei PG è grezzo, c'è pochissima scelta e soprattutto mi stupisco perché una casa come Amazon, ma non guardi cose come Lost Ark o Black Desert, davvero? Non puoi farmi un editor più profondo dove posso dare una vera personalità ai miei giocatori, ai miei PG, soprattutto per dal punto di vista delle parrucche, insomma, chiamiamole parrucche perché i capelli sono bruttarelli, devo dire la verità. E anche la scelta dei PG e la malleabilità di quello che è l'editor è veramente povero e mi aspetto, spero soprattutto, una profonda modifica da questo punto di vista, perché lo sappiamo, in un MMORPG uno che dov'è che passa la maggior parte del tempo? Di certo non giocando, ragazzi, lo passa facendo il PG e poi abbandonando il gioco come Skyrim insegna, no? Però ecco, mi aspetterei questo. L'altra cosa è il sistema di combattimento. L'intenzione è buona, ma il risultato è meh. Io ho fatto un esempio in live e dico: il sistema di combattimento di New World è un po' come se tu sei, non so, un tizio vestito di tutto punto in giacca e cravatta, vai a mangiare in un ristorante di lusso, è tutto buono, tutto è perfetto, tutto funziona, e alla fine del pasto ti alzi in piedi, tiri una scoreggia enorme che ti sente anche la gente che siede nel locale davanti. Perché tu mi presenti un sistema di gioco alla Dark Souls che ti fa dire: ehi, guarda, è un gioco in terza persona, guarda, ti mostro che puoi fare le parate, puoi schivare, hai un attacco debole, un attacco forte, puoi tirare con l'arco, e addirittura gli hitbox sono fighi, col moschetto super mega OP, c'è l'headshot, insomma è tutto bello, però poi le animazioni sono scarse e tutti gli effetti non c'è profondità di combattimento, se non un parare e contrattaccare. Magari un parry, un'animazione più profonda, la possibilità di capire quando il nemico sta facendo determinato attacco affinché io possa contrattaccare in maniera soddisfacente. È un peccato, non dico che faccia schifo, è solo un peccato, perché mi hai portato a gustare, sapete, un po' come quando beccate i biscotti che siete convinti ci sia la cioccolata, fai dargli un morso con il mindset giusto e poi c'è l'uvetta. Ah, cazzo, New World, perché non curi questo aspetto qua? Perché sarebbe fichissimo un MMORPG in terza persona dove addirittura il sistema di combattimento mi può ricordare in maniera positiva Dark Souls, sarebbe fantastico. Invece, non lo so, c'è questa nota amara, perché poi gli scontri addirittura troviamo dei nemici che hanno un moveset meglio congegnato del nostro, e questa cosa mi fa dire: ma cazzo, hai curato meglio il moveset dei nemici ma non quello mio? No! Ecco, insomma, se poi amate le armi a distanza, ragazzi, il moschetto tutta la vita, perché è letteralmente OP in questa beta. Se prima erano OP le accette, ora il moschetto. Ecco, insomma, New World è un viaggio, a mio avviso, medio. Nel senso che non eccelle in nessun punto, ma fa bene più o meno tutto. Ecco, uno
di quei giochi dove tutto è 7-8 ma niente 10. È un po' come dire: tuo figlio è molto bravo, però se si applicasse quel qualcosa di più sarebbe eccellente. Vorrei vedere questo a New World, vorrei vedere eccellere un MMORPG che va a settarsi in quello che è il GOTA. Certo, ora World of Warcraft diciamo che non se la sta passando benone, sia dal punto di vista del gioco che dal punto di vista delle accuse in Activision Blizzard, però in un mondo dove c'è World of Warcraft e Final Fantasy 14, io vorrei un New World, vorrei che tra PS5 e Xbox Series X ci sia la Nintendo degli MMORPG. Tutto qua. Stiamo a vedere. E voi che cosa ne pensate? Intanto vi ringrazio per essere stati qui con me e aspetto i vostri pareri. Intanto vi ricordo che potete iscrivervi al canale, attivare la campanella se ancora non l'avete fatto, e tra poco saranno attive anche le iscrizioni per supportarmi pure qua su YouTube. Quindi avete proprio il badge subscribe, potrete abbonarvi proprio sul canale YouTube così da supportare i miei contenuti. Grazie ancora del vostro tempo, signore, e noi ci vediamo sul campo. We'll be right back.